C'è anche Marco Mengoni all'interno della nostra suite di questo mercoledì con Esseri Umani. Sono 10 minuti dopo le 22, siete in compagnia di Francesca Ciaiena, Nick Giustini e Simone Palmieri, e soprattutto, dato che parliamo, insomma, per dare il benvenuto all'autunno, l'armocromista Alessia Serena è tornata a trovarci. Ciao Alessia. Ciao Alessia. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera. Buonasera. Dove sei? Eccola qua inquadrata con un nuovo look anche, Alessia. Allora, senti, entriamo subito a bomba, a gamba tesa. Insomma, quali sono i colori dell'autunno e soprattutto stanno bene a tutti? Allora, ovviamente no. I colori dell'autunno, ecco, stanno alle ragazze che fanno parte della stagione autunno, che certo, hanno delle particolarità. Le ragazze e i ragazzi che fanno parte della stagione autunno hanno una sorta di calore che sprigionano. I loro colori sono caldi, scuri, opachi, evocano opulenza, sensualità e calore, appunto. Oh. E quali sarebbero quali sarebbero questi colori nello specifico, Alessia? Allora, per le persone autunno consigliamo per esempio il color marrone scuro, sì, il cammello per esempio, sì, bello. E il color, esatto, mattone, quei colori belli, anche caldi, che sì, richiamano appunto la stagione autunnale, quindi certo, anche l'arancione, l'oro per esempio. Ma per esempio Simone Palmieri, non so se tu hai occasione di vederlo, ecco, come dovrebbe vestirsi per sembrare normale? Come un cammello lui proprio. Beh, sicuramente facendo una consulenza di immagine, ecco, quindi anche armocromatica. Beh, può individuare i suoi colori. Lui viene, certo, solo se non lo fai pagare però. Beh, eh, è vero, questo è molto vero. A disposizione ragazzi. Grazie. Allora domani ti chiama, guarda, non dovevi dirlo. Ci sentiamo prestissimo. Grazie Alessia, a presto. Ciao, Alessia. Ci sentiamo anche la prossima settimana, ciao, o all'inizio dell'inverno. No, arrivo subito io.